Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video trucco. Ho deciso di creare questo trucco sui toni del verde perché sono completamente in verde stasera, dal cerchietto, anche il ciondolino, le unghie, sono tutta verde, metti il vestito. Mi manca solo la borsa, non ho la borsa verde. Comunque, è un semplice trucco chiaro, verde chiaro sulla palpebra mobile, sfumato con un bel verde scuro, un po' di verde scuro sotto, viso abbastanza tranquillo, ho fatto una specie di crema colorata fai da te, ho mischiato semplicemente fondotinta e crema colorata di mia sorella. Ho fatto un po' di... l'ho rubata, perché io non ce l'ho. Mi è finita. Sto usando i gamboncini, quindi non ho tanto materiale da potermi creare la crema colorata. Comunque, un po' di illuminante, niente di così strano. Forse l'unica cosa strana sono le labbra, ma lo vedete nel video, se vi va. Quindi se volete vedere come ho ricreato questo trucco, proseguite nella visione di questo video. Io vi mando un grosso bacio e buona serata a tutti. Ciao! Allora, ho già fatto la mia base, mi manca soltanto far dell'illuminante e un occhio già l'ho preparato, ora insieme facciamo l'altro. Parecchio che non giro un video trucco, quindi sono un attimo impacciata. Come prima cosa vado a mettere una base, io uso sempre quella di Clio che fece con la pupa. E l'appoggio su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. Ah, vi avverto che ho messo stamattina il mascara sulle ciglia e non ho avuto occasione di toglierlo, quindi lo riavvivo soltanto e ne parliamo dopo. Poi sotto l'angolo delle sopracciglia vado a mettere una matita completamente bianca opaca per fare l'effetto lifting del sopracciglio, quindi coloro solo l'angolino così e poi lo sfumo col dito andando sia verso i lati che un pochino verso giù. Magari se occorre se ne aggiunge un altro po'. Poi spolvero un po' di cipria trasparente sulla palpebra per aiutarmi dopo nella stesura e nello sfumaggio degli ombretti. Il primo ombretto che vado a prendere è un verde molto brillante shimmer, questo. Ovviamente lo prendo come sempre con il mio miei applicatorini di spugna. Facciamo un po' di zoom. Okay. E coloro la palpebra mobile. Cerco di pressare il prodotto e non di trascinarlo per avere l'effetto di colore più pieno. Dopo sfumo leggermente verso l'alto, in questo modo. Poi prendo un verde più scuro, decisamente più scuro, dove sei? Questa opaca da una palettina della Stenom, cioè della Kyo Disparì, sempre con l'applicatorino dall'altro versante, e inizio a colorare la parte esterna. Creando prima questa forma allungata, sfumando un po' verso l'interno, riprendo un altro po' di colore e mettendo il piumino con la parte a punta verso l'esterno, faccio un po' di acrobazie, coloro questa parte. Questo tipo di applicatore dall'altro lato ha anche uno sfumino, quindi inizio a sfumare i contorni
poi un po' nella piega. E poi due colori insieme. Riprendo un'altra volta un po' di colore verde scuro, sempre con l'applicatorino, e vado ad intensificare la V esterna in questo modo. Sfumo un altro po', aggiungo un po' di colore sulla parte che sfuma e vado nella piega e nella V. Controllo che i due occhi siano simili. Ok, riprendo un altro po' di verde chiaro e intensifico la palpebra mobile. Ora vado a mettere nella rima inferiore questa matita dell'Eufytera, che è numero 6, verde soft. È una matita verdone. Vado a sporcare anche la palpebra inferiore. E sfumo con il dito. Ok, così il nostro occhio è finito. Vado a mettere, intensificare le ciglia con il top coat, come ti chiami, mascara top coat incurvante della Kiko, che non incurva. Spero di finirlo in fretta. Però come tutti i mascara top coat, quando si vanno a mettere su delle ciglia già truccate anche da diverse ore, hanno una formula leggera e molto morbida, elastica, e non spezza le ciglia. Quindi almeno questo. Passo anche sotto. Ok, così il nostro occhio è finito. Vado a mettere, intensificare le ciglia con il top coat, come ti chiami, mascara top coat incurvante della Kiko, che non incurva. Spero di finirlo in fretta. Però come tutti i mascara top coat, quando si vanno a mettere su delle ciglia già truccate anche da diverse ore, hanno una formula leggera e molto morbida, elastica, e non spezza le ciglia. Quindi almeno questo. Passo anche sotto. Ok, ora vado a... sto per far cadere tutto. Vado a pettinare le sopracciglia, forse è meglio che ora mi allontani un po'. Ok, vado a pettinare le mie sopracciglia. E le sistemo con il set per sopracciglia della Essence. Prima prendo la polvere più chiara delle due. E inizio a dare una forma molto definita qua sotto. Mi sono dimenticato un passaggio, lo facciamo dopo. Sfumo verso l'alto per riempire i buchi. Un altro po' di colore lo porto qua. E vado anche qui. Poi prendo la polvere più scura, tocco leggermente, scrullo. E faccio due tocchetti così nell'angolo per continuare ad alzare il mio sopracciglio, e poi sfumo con la polvere chiara. E ripettino per amalgamare le polveri e risistemare le sopracciglia.
Ok, quello che mi ero dimenticata è l'illuminante, quindi riprendo la palettina della Kyo Tispari e prendo il color vaniglia, burro, quello che sia. Vado sotto, così, sfumo il verde per evitare gli stacchi e... Ok, ho finito anche il viso, ho fatto un po' di contouring, un po' di blush e di illuminante, ora vado a colorare e a sistemare le labbra. Uso una matita color carne, questa è della Astra numero 32. Faccio il contorno e la riempio anche le labbra. Dopo contorno dalla parte esterna con una matita trasparente, questa è della Yves Rocher, si chiama Stino, come ti chiami? Oh. 01 in colore. Vado all'esterno delle labbra. Vado a fare una cosa un po' particolare con questo ombretto in crema della Kiko, che è verde, non so se hai notato anche le unghie verdi, anche quello dei piedi. Oggi faccio la signora in verde. Comunque prendo questo ombretto e lo passo sulle labbra. Come potete vedere l'effetto non è super verde, nel senso che esco così, però mi lascia quegli sbrillini che a me piacciono tanto, quello shade di colore. Su, in ogni caso, vado a mettere un gloss trasparente con i brillantini, questo è del Kyo Tispari, lo prendo sul dito per evitare di sporcare l'applicatore, questo si chiama... Etoile Magique. Comunque lo vado a mettere sulle labbra. Per amalgamare un po' i colori e comunque la matita farla amalgamare bene con l'ombretto, quindi ups, hanno sparato, per creare questo effetto un pochino più soft e poco, non troppo marcato. Ok, il trucco per questa sera è finito, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo video e vi mando un grosso bacio e ciao in gamba, alla prossima, in gamba.